stato perfetto oggi, forse per demerito per Foggia, no, anche per l'abilità del Palermo e di Mister Filippi. Bella partita. Questa partita, come dicevo, può essere una partita spartiacque, ma soprattutto è la partita, secondo me, della maturità, perché per la prima volta ho visto una squadra matura, cioè che non ha subito l'avversario se non in poche occasioni, che ha saputo gestire la partita, oltre il risultato roboante di 3-0, ma è una squadra che ha vinto con calma, sapendo aspettare il momento, sapendo pungere nel momento giusto. Quindi mi auguro che questa maturità non sia soltanto limitata a Palermo-Foggia, ma insomma che ce la iniziamo a portare per tutto il campionato. Sicuramente abbiamo alzato il morale e quindi siamo carichi per la prossima partita. Io ricordo come Lucca venisse, diciamo, fischiato e venisse quasi deriso dai tifosi del Palermo, da maggior parte dei tifosi del Palermo nelle prime partite, quando un lungagnolo di 2,01 si apprestava a giocare, eccetera, eccetera. Questo per dire che anche gli attaccanti che ci sono in questo momento al Palermo dobbiamo provare anche un po' ad aspettarli. Io ricordo anche Luca Toni, le prime 10 partite che fece col Palermo, segnò solo un gol. Insomma, dobbiamo essere in grado anche in un certo qual modo di aspettare certi giocatori come Brunori, che adesso sta emergendo, e come tanti altri. Il Palermo tecnicamente è sicuramente tra le prime 3 squadre del campionato. Se, come dicevamo prima, riuscirà a mettere lo stesso atteggiamento che ha messo oggi, nel futuro penso che potremo divertirci. È la partita perfetta. Mi ricollego a Lucca così veloce veloce, io ero uno di quelli che lo criticava. Però no, no, però, dico, lo spiegherò magari la prossima volta che mi inviti. Ho capito qual era il problema degli attaccanti del Palermo, te lo dico la prossima. Quindi con questo atteggiamento, con questo cuore, con questa compattezza, credo che il Palermo possa andare dove merita di stare.